Attenzione borseggiatrice! Attenzione pickpocket! Pickpocket! Attenzione pickpocket, attenzione borseggiatori. Decine di migliaia di persone ballano in Belgio sulla voce della veneziana Monica Poli, mixata dal disc jockey brasiliano Alok Akar Perez Petrillo. Siamo al Tomorrowland, il più grande festival di musica elettronica europeo, ed è l'incredibile testimonianza di quanto sia diventato popolare nel mondo l'urlo di allerta della volontaria dei cittadini non distratti che a Venezia mette in guardia i turisti dai borseggiatori. Attenzione pickpockets! Ella grita isso in italiano. Armata di cellulare, Monica Poli smaschera e filma le decine di borseggiatori che imperversano a Venezia. Le sue pagine sui social contano milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di followers. Di lei parlano giornali e telegiornali di mezzo mondo e ovunque impazzano i video con la sua voce. Attenzione pickpocket! Attenzione ai borseggiatori di Monica Poli è diventata anche metafora sportiva. A New York, per esempio, in un video del canale ufficiale dei Brooklyn Nets, squadra di basket che milita nella NBA, il massimo campionato professionistico statunitense. Attenzione pickpocket! Oppure a Los Angeles con i Superchargers, squadra di football americano della NFL. Attenzione borseggiatrici! In questa telenovela sudamericana, invece, l'attenzione pickpocket viene utilizzato da una ragazza per allontanare un uomo da un locale. Attenzione pickpocket! In Gran Bretagna, usando Autotune, un software che permette di modulare le voci fino a farle cantare, Duke Jones, un duo di DJ e produttori musicali di Manchester, ha trasformato l'allerta di Monica Poli in una canzone. Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Probabilmente ancora meglio hanno fatto gli olandesi Your Dutch. Nessuna campagna di informazione al mondo avrebbe potuto raggiungere i risultati che ha ottenuto l'attenzione pickpocket di Monica Poli. Che a Venezia agiscano diverse bande di borseggiatori è oggi un fatto conosciuto a livello internazionale. Pickpocket, those four girls! Grazie signora!